E l'acqua a casa tua ci stava? La che? L'acqua. I bomboni. I bomboni, l'hai a togli. E mi ricordo quando Nina, la moglie di la parente di Carluccio, si allora quella... Alla peschiera si sotto. E me la portò a riaccendere, perché poi allora era finita l'acqua. Ci calevano, non era neanche appaguto lì. E dove stava sta peschiera? Alla Valencia, ma... A questo palazzo qua. A Via Visciarelli. A Via Visciarelli, a Io Fosso. A Io Fosso. Di fronte. Ci sta ancora, eh? Ci sta ancora. Ci sta ancora. La cavata, di fronte. Cioè, dove sta alla croce, all'altra parte del fosso, sotto, c'è sta peschiera. C'è una cisterna con il fondevo. Ma... ci stanno un arco da una parte e un arco da un'altra che ti affacci e la vedi bene. Ma ci stava al ponte, si vedeva bene, capito? Questa peschiera per la raccolta d'acqua, la vedi bene, acqua limpida, filtrata dal tubo. Ma pulita è pure buona, perché filtrata di chi ti invia dal tubo. Ci stiamo. Usciva dal tubo l'acqua. Oh. E tutti questi luoghi, diciamo, dove questi contenitori, dove stava l'acqua, perché anche a Formale c'è stava... ci sta ancora adesso, erano tutti puliti, impeccabili, perché la gente era tutto tuffo, no? Guai, era tutto tutto pulito, tutto, perché l'acqua era alla base del... Ma poi non ci stanno dei detriti, ci stanno i veleni che ci stavano. L'acqua era buona. E ricordo ella, quando fosse la trovetta, perché pure era un ragazzo ci beve, e non è lei. Eh sì, ma pure anche l'acqua dei pozzi romani era bevibile, perché il terreno all'olive, alla vigna, non è che si davano concimi o che, no. E facevano i sovesco, sì. Le favi, i lupini. Tutta roba naturale. Tutta roba naturale. Comunque vicino a me c'era un vigneto, no? Senti, che ci stava la grotta. Sorgeva l'acqua, non ti dico quanti litri al minuto, proprio tanti, 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 ma era squisita. E noi ci andavamo sempre a pigliare l'acqua per bere. Stava la vigna alle pezze. E con le sangue pure, eh? Con le sangue. Con le sangue. E la grotticella. I macellari. I macellari. Che mi ricordo io, perché tenevamo l'osteria prima di quella, agli orinzatori. E ne andavamo a mettere la carne alle rotte. La carne la manteneva alle grotte. Alle grotte, certo, perché non esistevano i frigoriferi, quindi ci stava un sistema naturale. E l'acqua se la volevi fare la risata. Dovevi fare una risata. Allora, i frigoriferi non esistevano. Allora, mio padre, noi c'eravamo sempre prosciutto d'estate. C'era una cisterna e appicchiata. Ci stava una cisterna e veniva attaccato con la corda a filo d'acqua per farlo mantenere al freddo. E no, lo si rompeva perché poi no. Mi ricordo, come si è detto, voglio acchiappatura presunto. Se gli acchiappa questa cosa, poi è caduto dentro la peschiera, dentro l'acqua. Per acchiappato! Si può acchiappato però. Perché ci stiamo così per acchiappare i zicchi, ma lei. Allora stiamo tutti i mezzi di fortuna.